Diamo la parola adesso al pubblico, a chi la richiede, sapendo che finiamo il primo giro di interventi intorno alle 7:30, poi saluteremo il professor Pallante e se ci sarà necessità faremo un secondo giro a cui daremo poi conclusione con Oriano. Solo un elemento, io credo che sia importante per i componenti del comitato del no cercare di ribaltare anche un'immagine mediatica che viene riportata, per esempio dall'immagine ieri della 7, dove diciamo c'era il confronto Renzi-De Mita, dove il comitato del no rischia di essere schiacciato su posizioni di conservazione e posizioni del passato. Io credo invece che le buone ragioni del no a questa riforma stiano in un bisogno di futuro, in un bisogno di progresso rispetto a un modello di Europa, un modello di mondo che richiede un futuro di inclusione, un futuro di pace, di lavoro, di diritti civili. Questo credo che sia un altro elemento mediatico su cui bisognerà impegnarsi nelle prossime settimane. La parola a chi la chiede. Salve, volevo proprio un discorso che faceva adesso, la questione che ci dicono quelli del no, io sono del controllo del no, e che noi siamo conservatori mentre loro sono riformisti, perché cambia, niente, non può rimanere tutto fermo, bisogna cambiare tutto. Prima premessa. Vabbè, c'ho una voce. Dunque, premessa prima di tutto. Quando uno dice è bene cambiare, bisogna cambiare, uno si chiede cosa cambiare, come cambiare, perché si può cambiare in tanti modi, anche all'epoca del fascismo è stato cambiato molto, no? Però come? Ma fatta questa piccola premessa, vorrei far capire che a mio avviso, ma non solo a mio avviso, è chiaro che loro sono conservatori, noi no. Perché? Perché loro con la riforma che propongono, di cui, sulla quale non mi sto a dilungare perché è già stato detto tutto l'essenziale, non fanno altro che codificare ciò che già esiste in questo Stato, purtroppo, qualcosa che viene avanti da almeno 30 anni. La nostra Costituzione, quella nata con l'Assemblea Costituente, era una Costituzione sociale, come è stato detto giustamente l'articolo 3, no? Ce lo dice, ma non è mai stata applicata fino in fondo. C'è stato un periodo di tempo in cui si è andati avanti per applicarla, è stato citato tutto quello che è stato fatto negli anni 70. Io cominciavo a insegnare allora, ero felice come una Pasqua. Insegnavo diritto e economia e facevo i salti di gioia, vedendo quello che stava venendo fuori, nella speranza che si andasse avanti. Ma ci si è ben presto fermati e si è ricominciata ad andare indietro. Cosa è successo? È successo che tutti i diritti, libertà, principi di uguaglianza previsti dalla prima parte della Costituzione sono stati abbandonati. Tutto quello che è stato fatto è stato per frenare. Ne cito uno, perché sono già stati detti tanti, no? Ne cito solo uno in più, anzi due. Uno è l'articolo 53, che prevede che il sistema fiscale italiano si uniformi a regole di progressività, il che significa che noi dovremmo pagare allo Stato imposte, tasse, in modo progressivo rispetto alla nostra ricchezza. Cioè vale a dire che non è se uno ha 100 e uno ha 1000, che a 1000 paga in proporzione più di quelli 100, ma è più che proporzionale. Perché voi capite che cambia quello che resta in mano, no? Se l'imposta è proporzionale. In realtà quello che noi oggi abbiamo in Italia, se andiamo a sommare tutto quello che noi paghiamo, non solo non è progressivo, è regressivo. Regressivo vuol dire che chi ha meno paga di più, non in valore assoluto ovviamente, ma rispetto alla ricchezza che ha. Quindi l'articolo 53 non è applicato assolutamente, e così tanti altri. Allora, vogliamo essere riformisti? Certo. Vediamo di metterci tutti facendo lavorare sul serio i corpi intermedi, ridandogli valore, sindacati, partiti, tutto quello che volete, associazionismo, tutto, per
far rivivere tutta la prima parte e rivendicare tutti i diritti che in essi c'è. Questa è la riforma, non quella che ci propongono. Quella che ci propongono dice: guardate, le cose sono, adesso sono così, io faccio una riforma in modo da impedirvi successivamente di tornare indietro, cioè di tornare a rivendicare i vostri diritti, perché quando il potere sarà tutto in mano a potere esecutivo, e per il potere esecutivo essenzialmente un partito, il capo di quel partito, qualunque esso sia, non sto facendo nomi, cognomi, eccetera, è chiaro che noi ci scordiamo di poter avere di nuovo lo spazio per provare a tornare indietro, cioè a fare applicare quella Costituzione. Poi mi fermo, una sola citazione. C'è un articolo che è stato modificato da non molto tempo, epoca Monti, ma che doveva essere cancellato e riportato prima, subito, ed è l'articolo 81, quello che recepisce l'Unione Europea il Fiscal Compact. Guardate, obbliga al pareggio di bilancio, e di fronte all'obbligo al pareggio di bilancio per lo Stato, questo imposto dall'Unione Europea, ma piccola parentesi, solo noi l'abbiamo messo in Costituzione, gli altri Stati l'hanno recepito, molti altri Stati, ma solo noi l'abbiamo messo in Costituzione. Allora, voglio dire, con l'obbligo del pareggio di bilancio i diritti dei cittadini sociali vanno a ramengo, perché non vengono più osservati se si esce dal pareggio di bilancio. Veniva citato l'articolo 119. Ecco, l'articolo 119 proprio riprende lo stesso concetto. Se voi guardate, l'ho perso, sono tornato all'81. Comunque, nel primo comma dell'articolo 119 si dice appunto che anche gli enti locali, le regioni, hanno l'obbligo di rimanere dentro a questi concetti imposti dall'Unione Europea. Ora voglio dire, questo sembra, applicare queste cose sembra andare avanti? No, è codificare ciò che già esiste, togliere queste cose è andare avanti. Poi si può fare togliere il bicameralismo, si può fare il monocameralismo, si possono fare altre cose di questo genere, si possono dimezzare senatori e deputati, così si risparmia, tanto, molto si risparmia. Ecco, questo sono infattibili. Ma prima di tutto riappropriamoci fino in fondo del nostro diritto alla sovranità.